Eccomi qua ragazzi, Massimo, l'intervista ragazzi, domenica mattina. Allora ve lo dico, cioè ve l'avevo detto che a Monza abbiamo sofferto, e infatti così non è stato, non ne becco una, ma è giusto così ragazzi, è giusto così. Anzi, forse è meglio così. Ieri mi ha fatto ragazzi una prestazione, secondo me, i primi 20 minuti superlativa, cioè nel senso... Un Monza che non ci ha capito niente. Un Monza che per carità non è l'Inter, non è l'Inter. Però è un dato di fatto che ha messo in difficoltà tutte le squadre di Serie A. Tutte. Invece ieri con noi non ci hanno praticamente capito nulla. Siamo partiti fortissimo. Siamo passati in vantaggio grazie a un rigore. Ma è un caso, dovevamo già essere in vantaggio. Il primo quarto d'ora veramente ragazzi erano messi lì. Annichilito il Monza, secondo me. Primo quarto d'ora 2-0. Secondo me il primo tempo poteva finire anche con un più rotondo 3-4-0. Però va bene così, va bene così. 2-0 primo tempo, secondo tempo il Monza ci ha provato, però ha subito il gol del 3-0, ha fatto il 3-1. Poi ancora mi sembra Lautaro su rigore, il 4-1, e poi beh, un Eurogol di Thuram per chiudere la partita del 5-1. Bella anche il terzo gol, dove Thuram con corpulità come serve Calhanoglu. Veramente un Inter calcio spettacolo, si può dire, calcio champagne, non lo so, magari esagero perché l'avversario non è che era il Real Madrid. Però una bella cinquina che zittisce un po' tutti. Anche chi si butta del fango addosso, chi si vanta per vincere contro le seconde linee con un secco magari cos'è, 4-0 contro il Frosinone, se uno contro la Salernitana, contro le seconde linee, Coppa Italia. Noi è un bel 5-1, siamo stati secondo me in alcuni momenti devastanti, veramente una bella Inter, siamo tornati forse qua ad un mese fa, speriamo che sia finito il momento buio, speriamo chiaramente. Non è detto, il percorso è ancora lungo, ma dobbiamo tenere testa, ragazzi. Dobbiamo tenere duro e andare avanti così. Adesso si va a Riyadh, vediamo di portarci a casa questa coppetta, perché no? Proviamoci almeno. E poi pronti, perché quando si rientrerà, ragazzi, ci sarà penso, beh, 3 partite. Mi sembra di aver letto. Allora, si va a Firenze. Appena si rientra, sicuramente senza Calhanoglu. Poi ci sarà la Juventus a Milano e poi mi sembra, non sono sicuro, a Roma contro la Roma. Quindi ragazzi, dobbiamo stare attentissimi. Concentrazione altissima, altissima e niente ragazzi. Testa bassa e pedalare, correre, correre, correre. Ciao a tutti ragazzi e forza Inter da Massimo l'intervista. I love you, ciao a tutti ragazzi, sempre. Forza Inter.